Con l'arrivo dell'estate, il Cuscamerino e l'Unicam hanno presentato le attività outdoor praticabili nel Centro Universitario Sportivo Camerte. Una riapertura prettamente logistica, visto che l'attività del CUS non si è mai fermata. Finalmente ci siamo, in realtà le nostre attività non si sono mai fermate. Le abbiamo svolte in sicurezza, abbiamo svolto quelle che potevano essere svolte, sempre rispettando le regole che lo Stato ci ha dato. Oggi c'è la possibilità di aprirci ulteriormente, ripartire con delle attività come quelle dell'arrampicata sportiva, piuttosto che la palestra interna, oltre a quella che si aggiunge alla palestra esterna, e lo facciamo con grande attenzione, ma soprattutto consapevoli che queste attività sono fondamentali per i nostri studenti e per tutto il territorio. Ecco, Rettore, è emblematica la foto che abbiamo alle sue spalle, che è stata oggetto anche di una sua considerazione in fase appunto di conferenza stampa, il passato, il presente e il futuro del CUS. Sì, beh, la foto rappresenta esclusivamente il presente. Il passato l'ho ricordato perché, diciamo, la memoria oramai incomincia a essere veramente storica, e ricordo benissimo, allora ero un elemento della polisportiva, quando ci spostammo dallo stadio della Vittoria per venire a giocare le partite in questa nuova struttura che era il campo di calcio, con una pista nera che nulla a che vedere con la pista che abbiamo oggi. Beh, gli impianti sono cresciuti, sono diventati tra i più belli d'Italia e noi vogliamo che diventino ancora più belli, e stiamo investendo in maniera importante su un pezzo di terra che abbiamo qui adiacente, e lì costruiremo il completamento del nostro progetto. Un progetto che consentirà di fare sport a tutti gli studenti universitari che lo vorranno e che metterà a disposizione delle nostre comunità queste strutture tutte le volte che lo vorranno. Lo stiamo già facendo. Le nostre strutture le condividiamo con le associazioni, con i comuni, con le città, proprio per dare ad ognuno la possibilità di essere magari all'aria aperta, respirare dell'aria buona e fare dell'attività ludico-sportiva. Aggiungiamo alle attività che abbiamo fatto con qualche difficoltà in più nel corso dell'inverno, quindi l'atletica sicuramente, ma anche la pallacanestro, la pallavolo giocati all'esterno con il freddo. Oggi possiamo riaprire tutto, quindi la sala pesi, ma anche l'arrampicata sportiva, il beach volley e tutte queste attività di contorno, il tiro con l'arco anche all'esterno, insomma, fatto in una bella cornice naturale. In un clima veramente non solo di riapertura, ma di rilancio di nuova programmazione. Peraltro si aggiungeranno moltissimi altri impianti in futuro con i lavori che andremo a fare. Noi allo stesso tempo stiamo presentando diverse candidature per eventi nazionali e internazionali alle federazioni sportive, ma anche alle nostre strutture universitarie come la FISU e l'EUSA a livello europeo. Stiamo seguendo l'attività anche di atleti che sono cresciuti qua e che li vedremo presto, speriamo, ma credo ormai di sì, alle Olimpiadi, tipo Ahmed Abdellawahed, che oggi corre con le Fiamme Gialle, ma è stato un nostro atleta fino a qualche anno fa e ha fatto una gran parte della preparazione in questi impianti sportivi. Anche oggi qua abbiamo presenti altri atleti di livello nazionale, c'è Lorenzo che poi, se volete, vi fa anche qualche battuta, un judoka insomma di ottimo livello, e quindi tante tante belle cose. Questo si aggiunge ovviamente anche a una funzione aggregativa sociale dell'università, del centro universitario sportivo, che guarda anche con attenzione agli sport elettronici, ai giochi, guidandoli anche su un corretto uso di questi, anche per quello che riguarda un accompagnamento a uno stile di vita naturale, quindi l'alimentazione, gli aspetti di salute. Addirittura siamo scesi su argomenti molto particolari, quali la tutela, no, della propria salute nelle relazioni affettive. Ieri proprio abbiamo avuto un appuntamento in questo senso, anche in collaborazione con la Lega
tumori e con la dirigente del dipartimento dell'ASUR, dottoressa Canno. Abbiamo avuto diverse attività. Credo che sia una bella cosa, è bello gestire tutto questo insieme poi ai diretti interessati. Noi gli studenti li vediamo qua come sportivi, ma spesso anche come collaboratori, sono loro stessi che auto-organizzano le attività, ci consigliano a noi su come sistemare gli spazi, su come accoglierli. Ovviamente tutto questo anche in un'ottica di sostenibilità, è un tema oramai, no? La transizione ecologica che va molto di moda, noi pure insomma utilizziamo anche quella, quindi al campus stiamo coordinando anche insieme a delle aziende di settore che io seguo per motivi personali l'aspetto ad esempio delle biciclette elettriche, quindi il favorire la mobilità dolce, quindi veramente ci stiamo spendendo su tutti i fronti. Credo che sia una bella esperienza e crediamo che questo serva a rilanciare il territorio e avere tanti giovani qua. Supportiamo anche le scuole, i licei, liceo sportivo in particolare, ma anche le scuole medie, abbiamo sostenuto diciamo le loro attività sportive anche in sostituzione del palazzetto comunale che è attualmente utilizzato come centro vaccinale. Certo ci farebbe piacere recuperarlo quanto prima, perché poi a settembre insomma vorremmo ridare a ogni disciplina sportiva il suo giusto spazio. E poi ci sono questi camp estivi che partiranno a breve, uno diciamo gestito da noi, un altro dall'associazione Strikers Academy, l'altro dall'associazione Calcio Camerino Castelraimondo che cura i settori giovanili, quindi tanti, tanti bambini che potranno continuare anche dopo la chiusura delle scuole ad incontrarsi su temi sportivi e su attività all'aperto. Purtroppo a livello di persone, quindi preparazione tecnica rispetto al judo, non è possibile qui perché comunque c'è poca gente con cui allenarsi, però per fortuna tra gli impianti esterni e gli impianti interni per quanto riguarda la preparazione fisica non ci sono problemi. Gioia Camerino è bello perché essendo una piccola città c'è molta comunicazione con i professori, comunque tutte le persone che lavorano all'interno dell'università e soprattutto è piccolo e quindi siamo comunque sempre i soliti studenti che si fa amicizia e ci si conosce tutti. Grazie alla collaborazione con Sky Fitness Italia, già molti utenti hanno potuto approfittare delle belle giornate per provare le nuove attrezzature della palestra all'aperto. Sì, certo, siamo molto contenti e orgogliosi di far parte di un centro come questo, meraviglioso tra l'altro. Quindi il nostro impianto è un impianto che va all'esterno, è stato un po' agevolato nel periodo difficile che abbiamo tutti avuto, però allo stesso tempo si può anche comunque sfruttare adesso con le belle giornate, ma anche più avanti per far sì che il wellness inteso come benessere possa essere anche concepito soprattutto all'esterno. All'interno un centro meraviglioso come questo ha già tantissime potenzialità, all'esterno c'aveva già qualcosina ma diciamo che come fitness mancava e adesso abbiamo completato diciamo anche se in parte il percorso. Sono impianti da esterno, impianti che possono essere sfruttati per il calisthenics con un castello dove vengono fatte trazioni a corpo libero o con delle macchine a carico diciamo guidato, quindi sollevando il proprio peso corporeo, carico guidato dove la biomeccanica e il movimento è guidata, quindi non c'è rischio di infortuni e allo stesso tempo possono essere anche a livello performante macchine abbastanza competitive.